grazie Mirko, che dovevo solo dire prima che tu hai fatto il, non il master, ma il dottorato in sostenibilità ambientale, quindi hai abbastanza titoli. Io invece non ho molti titoli per parlare, però ho fatto parte di tanti gruppi di studio, in particolare dedicati alle malattie della specie umana, cioè in particolare a quelle malattie che la medicina ufficiale dichiara inguaribili. Questi gruppi di studio sono andati a vedere se si potevano guarire queste malattie, e sto parlando di malattie molto pesanti, e poi vi dirò anche i dati tecnici sui quali abbiamo visto che le persone sono guarite, quando sono guarite e quando la malattia è tornata. Tenete presente che per la medicina ufficiale una persona che è malata di tumore e che resiste a 5 anni e muore dopo 5 anni un giorno è guarita, nelle statistiche ufficiali risulta guarita. Quindi se una persona malata di tumore muore dopo 6 anni, nelle statistiche è fra i guariti. Io non ho slide da farvi vedere, però se voi andate a fare una ricerca vedrete che tutti questi dati della medicina ufficiale, medicina accademica, sono così. Innanzitutto il numero uno, il motivo numero uno delle morti al mondo sono gli errori medici, che se la giocano con l'infarto, gli errori medici. Ora, io arrivo subito al punto. Noi abbiamo visto queste persone guarire perché le abbiamo messe alla prova, e l'unico modo che abbiamo visto per cui le persone possono guarire queste patologie, sto parlando quindi anche di tumore, di tutte le patologie, che vi ripeto, pesanti. Pensate quindi, se voi cambiate, fate gli stessi cambiamenti che hanno fatto queste persone che sono guarite, magari voi avete patologie leggere, magari siete un po' faticati, arrivati a 30-35 anni e non avete più le prestazioni di quando avete 20 anni, chi va in discoteca magari non riesce più a ubriacarsi come una volta, chi magari, non lo so, fa altre cose, nota che quando aveva 25 anni ne faceva molto meglio. Sappiate che la specie umana è fatta per poter divertirsi, per poter fare cose inimmaginabili, fino a 70, 80, forse fino anche a 100 anni, perché in natura nessun animale ha malattie se c'è un se. In natura, perché cani e gatti hanno malattie, perché non sono in natura, ma non perché vivono in casa, ma perché gli mettono, gli danno un cibo non idoneo. Ora, vero è che il cane e il gatto è carnivoro, quindi ha la sua struttura anatomica, l'anatomia sua, è fatta per mangiare carne, ma non per mangiare i muscoli, come la specie umana. Loro hanno una dentatura che si chiama secodonte, fatta a sega, come quella tenaglia che si chiude. Perché la loro dentatura è fatta per uccidere, hanno degli artigli, sono fatti per uccidere, la loro anatomia è fatta per uccidere, ma poi vanno a mangiare l'interiore dove c'è l'apertura. Solamente gli animali spazzini, cioè quelli più sfigati, l'iena, lo sciacallo, e poi c'è quell'uccello, non mi ricordo come si chiama? L'avvoltoio. Quando un leone se ne va, quindi, se se ne è andato, arrivano e si mangiano i muscoli. Ora, voi cosa mangiate quando mangiate la carne? Mangiate l'interiore o mangiate i muscoli? La cosa più utilizzata nell'industria della macelleria sono i muscoli. Ma a parte gli animali spazzini, nessuno mangia i muscoli in natura. E a parte i cani e i gatti, ai quali viene data addirittura polvere di ossa in quelle pappette che gli diamo. Poi se vogliamo andare a vedere le mucche, la mucca che diventa pazza, la mucca è erbivora. Come si capisce se un animale è erbivoro, carnivoro, granivoro? Perché c'è un animale granivoro. La gallina mangia le granaglie, è granivora, c'ha un becco. Si mangia anche dei pezzettini di sassetti, perché questo seme, che il grano è un seme, non è un frutto, lo tagliuzza quando gli entra, c'ha delle parti anatomiche per cui viene tagliuzzato da questi sassetti. Dicevo, la mucca viene data polvere di ossa, cioè la mucca è erbivora. Gli erbivori hanno 2, 3, addirittura 4 stomaci. In caso di erbivoro anche il toro, e sono belli muscolosi. E quindi se tu gli dai polvere di mucca, poi diventa, com'è quella malattia lì che è diventata? La mucca mangiando carne, pazza. Ora, voi vedete che la gente intorno a voi a volte ha atteggiamenti un po' strani, un po' contraddittori, a volte un po' pazzoidi, dissociati. Bene, questo gruppo di studio ha analizzato il fatto che quando tu metti in bocca cibo diverso da quello tuo specifico, la tua specie,
si formano dei neurotrasmettitori negativi, quelli che si chiamano scientificamente catecolamine. Se una persona ha molte catecolamine in circolo, sarà molto agitata, sarà depressa, avrà tutte quelle patologie legate alla depressione, o sarà molto aggressiva, sarà molto incazzata. Invece gli scienziati hanno visto che quando sono in circolo i neurotrasmettitori positivi, che si chiamano endolamine, quando tu mangi il cibo tuo specifico, non solo tu sarai di buon umore, sarai sereno e non avrai patologie, ma non sviluppi malattie quando hai endolamine in circolo. Per farvi un esempio di questi nomi strani, le catecolamine, sono semplicemente adrenalina, non adrenalina, sono tutti neurotrasmettitori negativi. Pensate a uno che fa la finale del Super Bowl, che ha l'adrenalina a 1000, ma non è che ha la mente così lucida da affrontare la finale. O l'hanno pompato di qualche sostanza dopante e che essendo una roba chimica gli butta queste catecolamine in circo, e quindi lo vedete con queste facce incazzate prima di fare questa finale del Super Bowl. Ma questo esternamente sembrerà magari un toro pronto a fare la partita, ma se noi prendiamo una scimmia antropomorfa come il gorilla e lo mettiamo di fianco a un finalista della Super Bowl, che è il campionato americano, quello dei massimi livelli, ora, se questo qua non scappa, il gorilla, che non è neanche erbivoro, è frontivoro, lui in Africa, in presenza di alberi da frutto, mangia solo frutta. Se il gorilla osasse toccare il finalista della Super Bowl, io non so se neanche i film di Bud Spencer potrebbero riprodurre la scena, questo potrebbe volare là, talmente ha forza nelle braccia il gorilla, e non mangia la carne. Eppure i medici di base, che non è neanche colpa loro, questo è il grande motivo, ci dicono che bisogna mangiare il 20% di proteine. Andate a chiedere a un medico di base che cos'è la proteina, qual è il dato scientifico, qual è la fonte scientifica per cui tu vuoi fare questo. Se qualcuno qua è un medico me lo dica, o se qualcuno va a casa e chiede a un medico di base questa cosa, vi dà l'informazione, sarebbe lieto di saperla, perché noi siamo andati all'università, alla facoltà di biologia, che è quella più idonea a parlare di scienza della nutrizione, e alla facoltà di medicina, che è quella meno idonea, dato che i medici hanno tolto decenni fa l'esame di anatomia comparata. L'unico esame per cui si può capire qual è il cibo che tu puoi mettere in bocca è anatomia comparata, perché descrive esattamente le diverse anatomie di cos'è un animale erbivoro, mangia l'erba, foglivoro, mangiano solo una cosa, la giraffa mangia un tipo di foglia di acacia a una certa altezza, perché poi il koala la mangia a un'altra altezza. Un animale carnivoro ha i denti fatti a sega, che si chiudono a tenaglia, agli artigli, ha un apparato digerente cortissimo, perché a lui stesso fa male la carne. Quanto vivono i carnivori? Chi ha idea di quanto vivono i carnivori? Così vivono 80 anni i carnivori? Quanto vivono? 15, 16, 20 se gli va di culo. L'erbivoro quanto vive? 90 anni? 120? Quanto vive l'erbivoro? Un pochino di più, 25. Certo, se è la povera mucca che lavora negli attuali centri di allevamento, forse non ci arriva. Il fruttivoro, come la scimmia antropomorfa, vive sugli 80 anni e passa. L'uomo ha lo stesso, identico, apparato digerente della scimmia fruttivora. Ora, noi siamo nati in una società drogata, dove, non mi riferisco a droghe come l'eroina e la cocaina, che sono droghe che danno dipendenza, ma tutto quello, a livello scientifico, tutto quello che crea dipendenza, che fa male, è droga. Perché se non riesci a uscirne, vuol dire che sei drogato. Chissà, il tipo è poter uscire dal sale da oggi e domani. E qualcuno mi sa spiegare perché fa bene il sale? Che cos'è il sale? Sale è una base, un acido, ma però deriva dalla roccia. Mangiate roccia. Purtroppo siamo cresciuti mangiando sale, mangiando zucchero raffinato. Qualcuno mi sa spiegare che cos'è lo zucchero raffinato? Come lo raffinano? Come mai è bianco? Canna da zucchero è mica bianca. Ma bambino è mica bianca. Lo raffinano con la carce. Qua stiamo parlando di argomenti, no, che sembrano secondari, però cioè, io vorrei sapere se qualcuno di voi è contento che arrivando ai 30-35 anni comincia a invecchiare, comincia a incoglionirsi e non può più fare le cose che faceva a 15-20 anni. Eppure io vi sto dicendo che se voi introducete, non vi sto dicendo di togliere nulla, di introdurre qualcosa, ed è quello che ho in mano, perché questo gruppo di studio ha analizzato che qua dentro c'è tutto. Chiedete ai medici cos'è la proteina, non lo sanno, spiegategli che la proteina non è altro che una serie di amminoacidi che si abbracciano.
Qua ci sono tutti gli aminoacidi essenziali e non essenziali. Il medico mi dirà le proteine nobili. Sono gli aminoacidi essenziali, stanno qua dentro, stanno anche una ciliegia, tutta la frutta ha questi aminoacidi. Quello che voi mettete in bocca è fatto da 7 cose: carboidrati, proteine, grasse, e questo lo sanno pure i medici. Poi ci sono sali minerali, vitamine, acqua, in questo caso acqua organica, quando bevete l'acqua diversa da frutta è acqua inorganica, e acidi nucleici. Gli acidi nucleici sono pezzi di DNA, perché quando mangiate cellule state mangiando DNA. Ora, i leoni carnivori hanno l'uricasi. Cosa gli serve l'uricasi? È un enzima che serve a loro per difenderli dall'eccesso di acidi nucleici che c'è nella carne, perché sono tante cellule piccoline la carne, i muscoli soprattutto, e questa uricasi permette di difendersi ai carnivori. Cioè, addirittura c'hanno anche gli erbivori un po' di uricasi, perché quando mangiano l'erba, anche lì sono piene di cellule piccole, cioè ci sono molti acidi nucleici, e acidificano, rendono il corpo acido. I gruppi di studio al mondo, in tutte le categorie, ormai hanno individuato che la patologia umana nasce solo esclusivamente in un ambiente acido. L'ambiente alcalino respinge la malattia, respinge lo stress, respinge anche il pensiero negativo. L'ambiente acido attira la malattia, attira lo stress, attira il pensiero negativo. Quindi se vedete che uno è depresso, che ha un tumore, qualsiasi cosa abbia, andate a indagare, e si può indagare come? Con delle striscette, che si chiamano, vengono chiamate cartine tornasole, ma in realtà sono il nome tecnico, è cartine rilevatrici di pH. Quando urinate, si può vedere se urinate acido o urinate alcalino, dato che i reni eliminano le tossine che avete messo in bocca. Ma se voi continuate a pisciare alcalino, vuol dire che non avete messo tossine in bocca. Se pisciate acido c'è un problema. E si vede da queste cartine, pH 5 è acido, pH 6 è acido, 6 e mezzo è già un po' meno acido, 7 è neutro, ma noi non siamo neutri. La vita sulla Terra, in special modo nella specie umana, nell'essere umano, è 7.4. Mo sembrano numeri strani per voi, ma comunque tutti di voi hanno sentito dire la parola acido, no? Mia cognata è acida, una zitella è acida. L'acido non è una parola che si viene accomunata a cose positive e allegre, no? Qualcuno di voi quando parla di acido lo accomuna a cose allegre? A meno che non dovete abbassare l'eccessiva alcalinità di qualcosa. Questa cosa che ho in mano, che sembra essere una mela Stark, non varia il pH della specie umana. Cioè se voi la mangiate non varia, continuate a pisciare 7.4. Se invece voi andate a mangiare carni e latticini, vi inacidite, andate a pisciare a 5-5.5. Se invece mangiate la frutta ortaggio, quella che chiamano verdura, ma che qualsiasi ortolano tutti vendono sa essere un frutto, dato che un frutto è qualsiasi cosa che deriva da un fiore e che ha i semi, quindi un peperone, secondo voi il peperone è un frutto o non è un frutto? Un frutto? Ma alcuni dicono una verdura. Pomodoro è un frutto? Non è un frutto. Ha i semi? Ha semi? Quindi è un frutto sì o no? Deriva da un fiore? Se c'hai semi. La melanzana ha i semi? Cetriolo, zucchine hanno semi? Sono frutti. Derivano da un fiore, non hanno tossine. Sappiate, qualsiasi cosa diversa da frutto, da un frutto che sia sostenibile, per cui anche nella frutta, pensate che ci sono 240.000 tipi di frutti al mondo, in commercio ce ne sono solo l'1% considerati commestibili. In quell'1%, se noi escludiamo quelli che fanno bene, che sono le mele, la frutta dolce, la frutta ortaggio, la frutta grassa, dato che l'avocado è un frutto, l'oliva è un frutto, l'olio di oliva è un frutto, se noi escludiamo questi che sono le cose che fanno bene, andiamo a vedere cosa sono gli altri in commercio. Sono la frutta acida, agrumi, ananas e kiwi e un po' gli altri. Questi quattro, se voi escludete questi quattro tipi di frutti, tutto il resto va bene. Quindi, cavoli, anche se andiamo a mangiare un frutto, qual è il frutto più diffuso al mondo? La volta dell'autogrill, cosa vi fa? Cosa vi offrono se volete mangiare roba di, volete mangiare un frutto? La spremuta di? Sì, quindi se secondo voi questo mondo è un attimo inacidito, fatevi le domande. Se veramente questo mondo mangia solo arance, mangia solo carne, mangia solo latte, latte? Latte di quale specie? Avete mai visto in natura, in natura, un animale che beve latte di un'altra specie? Cani, gatti, cani, gatto lo fanno, non è natura. Se voi in casa vostra lo rincoglionite col cibo delle scatolette e poi gli date il latte, lo beve. Ma in natura che lo fa? Avete mai visto un toro bere il latte di mucca, un topo bere il latte di un'altra specie? E comunque avete mai visto un adulto? Un adulto in natura, un animale adulto bere il latte di un'altra specie?
Sapete voi che fino a che avete 20 anni, 15, 10, avete l'enzima che si chiama lattasi, che permette di digerire il latte? Dopodiché, non solo non potreste più digerire il latte umano, ma neanche, figuriamoci il latte di altre specie, si chiama lattasi. Che vi devo dire? Io passerei subito a proporvi di introdurre questa mela come prima cosa che mettete in bocca, prima della giornata, prima del caffè, prima del cappuccino, prima di tutto, prima del cornetto. E se voi, io abbiamo visto le persone che hanno cominciato a guarire da patologie pesanti, artrosi, artrite reumatoide, chi comincia da quelle molto più pesanti ha fatto proprio un'alimentazione che non sto neanche a spiegare da qua perché non so come la gestire, cioè un'alimentazione totalmente fruttariana, basata su mela la mattina, frutta dolce a pranzo, frutta ortaggio, frutta grassa a cena. Comunque, magari se qualcuno interessa lo spiego dopo. Se voi dovete tornare ad avere 10 anni in meno, volete tornare a essere attivi la sera, volete tornare ad avere un umore sereno, introducete una mela stark la mattina appena alzati e mezza mela stark la sera prima di andare a dormire. Poi ci sentiamo magari tra un mese, due mesi, vediamo come state, vedete le vostre prestazioni sportive, goliardiche o amatoriali o ludiche o il vostro umore, come sta? Io vi dico solo, introducete questa mela, non vi dico privatevi di qualcosa. Che cosa vi costa provare? Qua deve essere rossa, preferibilmente stark o red delicious. Sì, tu mangi solo pesce, 100% pesce, solo i gatti in natura mangiano solo pesce. Pesce è cibo per gatti, i gatti in natura, non è un cibo per la specie umana, però anche, ma qua chiunque mangiamo cose, siamo stati svezzati con tutto, carne, pesce, però il pediatra che non studiano l'alimentazione, però cosa danno al bambino dopo il latte? Subito dopo il latte, non gli danno il pesce, no? Gli danno una mela, però dopo la mela arrivano le pappette con carne, pesce e 3.000 cose. Io non credo che tu mangi solo pesce perché vivresti pochissimo, sicuramente ti mangi anche verdure e frutta ortaggio. Pesci che hanno grassa influenza, pensa che parla tanto dell'omega 3, la mela ha il più alto numero di omega 3 al mondo e poi ci parla del pesce. In natura solamente i gatti sono predisposti a mangiare il pesce, però poi si fanno mangiare anche le verdure. Prego, prego, dimmi. Alza la voce però, io ripeto la domanda. Sì, ma sono legate le due cose. Ma il titolo è la schiavitù, poi viene del debito. Il titolo originale della conferenza è la schiavitù alimentare e la schiavitù del debito. Sì, io ho praticamente finito, se qualcuno ha curiosità in materia, grazie. Volete fare solo una domanda al volo, un'osservazione, qualcosa? Volevo confermare che da un anno vi sto seguendo questo tipo di nutrizione. Sei quasi fruttariano? O quasi vegetariano, vegano? Carnivoro. Ok. I catari non mangiavano carne, ok. Ok, ok. Adesso parlo da Alessandro Di Battista, perché molti sono qua per lui. Prego, se ci arrivo. Se no c'è l'altro. No, a sostegno di tutto quello che ha detto, allora io da circa 2 anni che mangio pochissima carne, perché mi ha incuriosito Veronesi, che è il famoso oncologo, che disse che era vegetariano, e là mi sono fatta la domanda: perché Veronesi è vegetariano? Ho cercato su internet tante cose, tra cui tutto quello che ha detto lui, e confermo. Non mangiate carne, latte, le proteine della carne le potete trovare nei cereali. Io mangio molti cereali e vi dico che sto cambiando tante cose. Grazie.